Nella serata delle cover a Sanremo ci sarà anche lui, Neffa, in compagnia di Noemi. Qui invece era con Coez. Aggio perso il suono alle 2-3 minuti. Noi invece non l'abbiamo perso il suono, anzi, siamo sempre sul pezzo, perché con Falivelli e Damiano in Zetagram c'è Ermal Meta. Ciao, buongiorno. Ciao Ermal. Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto, bene, tu come stai? Molto bene, sono qua in attesa di fare, insomma, la mia prima performance del festival. Non vedo l'ora. Infatti neanche noi, perché poi tra l'altro tu ci hai parlato tanto di questo pezzo in questi giorni e noi siamo curiosissimi di sentirlo. Hai detto pure che quest'anno, insomma, non vuoi sentire troppo il peso della competizione. Sali sul palco, vuoi un po', per il periodo in cui siamo, con la pura esigenza di cantare, di trasmettere, certo, delle emozioni. Ma ti provoco, è un modo per scaricare la pressione, la tensione? Ma no, sinceramente no, guarda, io Sanremo non l'ho mai vissuto come una competizione, perché è una cosa talmente, una tradizione talmente radicata, ed è una possibilità talmente grande di mostrarsi a un sacco di gente, che pensare poi, secondo me, al lato competizione o gara, secondo me ti fa vivere meno bene il senso che ha comunque partecipare a una manifestazione del genere. È un modo per dire, insomma, questo è quello che sto facendo, questa è la mia canzone, questo è il mio disco, godetevelo, ecco, io almeno la vivo così. Quindi, nonostante tu venga appunto da una vittoria nel 2018 con Fabrizio Moro, non ci sono, cioè, troppe aspettative, nel senso, perché dopo una vittoria uno magari torna anche a Sanremo e dice, mazza, oh. No, insomma, il bis è una cosa abbastanza difficile, se non impossibile, insomma, ci sono stati casi, però guarda, non ci voglio manco pensare, perché non sono venuto al festival con queste intenzioni, è che sono venuto al festival per salire su un palco, per tornare sul palco finalmente. È la cosa più semplice che ci possa essere in questo, almeno in questo caso per me, ecco. Assolutamente. E che palco, direi, è il palco italiano di questo unica periodo. in questi tempi, in questo anno, anche perché sì, purtroppo esatto, è anche l'unico, quindi cercherò di godermelo fino all'ultimo secondo. Va bene, allora facciamo così, Ermal. Tra poco continuiamo la nostra chiacchierata. Prima però un passo indietro, perché ancora non possiamo ascoltare il tuo brano, ma ascoltiamo un brano di qualche mese fa. Ascoltiamo No Satisfaction di Ermal Meta e poi torniamo a parlare proprio di Sanremo. Abbiamo delle curiosità da chiederti. Chiamo proprio così No Satisfaction, il brano di Ermal Meta che avete appena sentito alle 14:08 minuti. A proposito di New Generation, noi siamo Radio Z. Ermal Meta ce l'abbiamo con noi al 266 del Digitale Terrestre. Proprio qualche ora prima della sua esibizione, oggi porterà sul palco dell'Ariston un pezzo che si chiama Un milione di cose da dirti. E noi ce ne avremo un milione. Sì, esatto, però il tempo è quello che è. Ma voglio chiederti, Ermal, è una canzone d'amore, come hai detto tu, sì, pura e semplice, che non ha bisogno di grandi contorni, diretta, esprime un'emozione, un sentimento, è esatto. Così, così è. Esatto, esatto, esatto. È una canzone abbastanza nuda. Sai, ho incontrato anche un po' di difficoltà nell'arrangiarla questa canzone, perché a un certo punto non accettava quasi niente di quello che stavo facendo. È come se il pianoforte prendesse tutti gli elementi che utilizzavo e li accompagnasse alla porta. Era tutto un prego, fuori, prego, okay, fuori. Okay. Quindi ho dovuto ricominciare da capo per almeno tre volte. Poi la terza volta. Anche armonicamente è un pezzo che sta lì, e poi tutto il resto è la melodia che tu porti con il testo. No, ma sai, è l'insieme tra armonia e melodia, che sono due cose in realtà molto, molto semplici, però è una di quelle canzoni. Guarda, ti dico la verità, sinceramente avrei voluto portarla piano e voce proprio. Piano e voce dall'inizio alla fine, però poi ho pensato che sarebbe stato uno spreco incredibile non suonare con quell'orchestra meravigliosa, quindi ho detto no, aspetta un attimo, va bene che piano e voce, però una volta che me la danno a disposizione, capito, non è che capita tutti i giorni, me la canto in camera mia, esatto, ho detto, piano e voce me la faccio in altri momenti, qua voglio sentire l'orchestra, no? Appunto, sul palco dell'Ariston con te c'è l'orchestra, che è tanta roba, ma se noi ti dessimo la possibilità di portarti qualcuno, una cosa, un animale con te durante l'esibizione, a chi penseresti? Un animale. Qualcosa che ti dia sicurezza, ecco. Che possa accompagnarti nell'esibizione. Guarda, ti dico, mi sarei portato un tereminista, o una tereminista. Bellissimo. che suona il theremin dal vivo. In realtà a questo giro il theremin verrà suonato con un suono identico, però fatto con la tastiera, in sostanza, perché comunque il theremin è uno strumento abbastanza particolare, ha bisogno di un ascolto perfetto per poterlo intonare bene, perché come ben sapete è l'unico strumento al mondo che si suona senza toccarlo, quindi praticamente muovi le mani nell'aria, in sostanza, interagendo col campo magnetico dell'antenna
del Teremin. Quello me lo sarei portato, sinceramente. Ma di sicuro non mi avrebbe fatto sentire più sicuro, ecco. Va bene, ok, giusta risposta. Però ormai i sintetizzatori riescono perfettamente a emulare Teremin. Sì. Sì, anche se scenograficamente non è uguale. Va bene, Davide, allora... Scenograficamente spacca, però dai, magari ce lo riserviamo per altre esibizioni. Sì, dai, tanto è lunga, qui a sabato magari ti viene in mente qualcos'altro. Ermal, grazie mille davvero, Grazie a voi ragazzi, buona giornata. Grazie. Grazie, in bocca al lupo, Ermal.